Buongiorno dal Corriere di Sciacca e da Giuseppe Recca. Oggi è mercoledì 1 giugno. Condanna a 5 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per l'ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Lampedusa, Giuseppe Gabriele, prescrizione per l'ex sindaco Bernardino De Rubeis, per l'ex funzionario dell'ente Giuseppe Giacone e altri due imputati. Questo è il verdetto del processo di appello per i 5 imputati condannati in primo grado nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta cricca di Lampedusa. Sotto accusa è un gruppo che avrebbe gestito appalti e lavori pubblici in maniera illegittima in cambio di tangenti. L'inchiesta fu avviata oltre 10 anni fa dall'attuale procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella. Sciacca, nella giornata di ieri, l'assessore ai lavori pubblici del comune Roberto Lo Cicero ha informato che l'amministrazione ha raggiunto un'intesa con il proprietario del terreno che attraversa la via Penelope nel quartiere San Marco, dove da alcune settimane il traffico viario è chiuso per problemi alla sede stradale. Secondo quanto ha riferito Lo Cicero, è stato raggiunto un accordo con il privato e la strada a breve, forse entro oggi, sarà sistemata a beneficio dei bagnanti che numerosi da alcuni giorni affollano i lidi di San Marco. Agrigento ancora una volta è la provincia ultima in classifica nazionale, con la differenza che questa volta dobbiamo essere tutti contenti di questa posizione. Si tratta infatti della statistica degli infortuni mortali sul lavoro nei primi 4 mesi dell'anno. A redigere la graduatoria aggiornata al 30 aprile scorso è stato l'osservatorio sicurezza sul lavoro sulla base dei dati ufficiali INAIL. La provincia non ha avuto nessun decesso a causa di incidenti sul lavoro. Sciacca si è svolta ieri pomeriggio nella sala Abruzzo del circolo didattico Giovanni XXIII la conclusione del concorso Un sorriso per Carola, dedicato alla memoria di Carola Benedetta Catanzarola, bambina di 9 anni morta improvvisamente nel 2019. I genitori, Loredana e Paolo, con un gesto di solidarietà donarono gli organi della piccola, permettendo ad altri 8 bambini di poter ricevere un trapianto in grado di conferire loro nuove importanti prospettive di vita. Primo classificato nel concorso, Francesco Lazzara, che ha proposto un tema, premiati anche Lorenzo Genovese, Benedetto Messina e Aurora Sutera. Claudio Fava di 100 Passi lascia la presidenza dell'antimafia siciliana per impegnarsi nelle primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato alla presidenza della regione siciliana. L'addio di Fava arriva dopo l'approvazione delle ultime 2 relazioni dell'antimafia, quella dell'azienda Trasporti Siciliana, finita in un'inchiesta della Procura di Palermo, e quella sugli incendi che hanno devastato la Sicilia lo scorso anno. Parliamo di esami di maturità. Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli esami 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. Si tratta di un dato reso noto dal Ministero dell'Istruzione. Per la secondaria di secondo grado, la sessione d'esame inizierà il 22 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano predisposta su base nazionale. Il 23 giugno, seconda prova scritta diversa per ciascun indirizzo che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest'anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria. È tutto per questa edizione, restate con noi, grazie e buona giornata.